Sì, ripartono i lavori, ripartono dall'Ancusi e via Tenente Nastri, che è la strada principale appunto della frazione, che sarà completamente riasfaltata insieme a Via del Progresso, a tutta la strada statale 88. Abbiamo bloccato per circa 6-8 mesi i lavori di rifacimento del manto stradale perché c'erano una serie di altri lavori di sottoservizi che dovevano terminare. Terminati questi abbiamo appunto ripreso il rifacimento. Ci sono state tantissime segnalazioni di strade dissestate, ma non abbiamo continuato a farle appunto per questo, perché non ritenevamo giusto appunto riasfaltare le strade e poi doverle di nuovo rompere appunto per lavori della Gori, della fibra ottica, dell'Enel e così via. Quindi diciamo da qui a qualche mese ci saranno lavori per circa 6-8 km di strade riasfaltate su tutto il territorio. Inizieremo da Lancusi, ma ci saranno a Via Matteotti e in altre frazioni del comune. Questo è un intervento realizzato con fondi regionali, un'altra parte verrà realizzata con fondi provinciali e quindi non saranno minimamente intaccate le casse comunali. Un altro risultato importante anche questo.